Le fonti Instant Focus, temi economici di approfondimento e politici all'interno di questo nostro format, naturalmente una situazione in continua evoluzione, quella del mercato, non solo del mercato finanziario, ma proprio anche del mercato del lavoro, visto che di questo parleremo nello spazio di approfondimento. E io saluto Maurizio Del Conte, professore ordinario di diritto del lavoro all'Università Bocconi di Milano, presidente AFOL per la formazione orientamento del lavoro, insomma, chi più di lui può aiutarci a capire cosa sta accadendo e cosa succederà. Buongiorno Maurizio, bentrovato. Buongiorno a tutti voi. Allora, verso le elezioni, partiamo dal titolo proprio che leggiamo in sovrimpressione, con l'incognita lavoro e dignità. Questo virgolettato ho voluto metterlo io in evidenza perché, insomma, sappiamo molto bene che non si può parlare di lavoro senza parlare di dignità e viceversa. E Maurizio, mi verrebbe da dire che l'ultima volta che ci siamo sentiti, non tantissimo tempo fa, ci siamo concentrati molto sul dibattito politico che era in corso sul salario minimo e sembrava quasi che finalmente si potesse arrivare a una decisione condivisa per in qualche modo essere alla pari con altri paesi europei che hanno già il salario minimo, ma mi verrebbe da dire, ti lancio questo assist, insomma, tutto bloccato ancora una volta con questa crisi di governo. Partiamo da qui. Beh, sì, sappiamo che proprio nelle ultime settimane, prima della crisi, il governo aveva aperto un tavolo di confronto con le parti sociali per provare a trovare la quadra attorno a un testo di, diciamo, introduzione nel nostro, paese di un salario minimo. In realtà non si trattava di un vero e proprio salario minimo, ma dell'estensione dei minimi dei contratti collettivi a tutti i lavoratori di un certo settore. Quindi sostanzialmente quello che avremmo avuto sarebbe stato un erga omnes, come si dice, cioè una estensione a tutti dei minimi del contratto collettivo. Questa era almeno l'idea sulla quale si stava lavorando. È chiaro che in questo contesto, con un governo che può semplicemente attenersi all'ordinaria amministrazione, mi pare ben difficile che si arrivi a questo tipo di intervento, anche perché non mi pare che ci siano le condizioni politiche per un accordo. Il salario minimo è un tema anche divisivo, perché ci sono pro e contro e ci sono forze politiche a favore e altre molto, molto, molto perplesse rispetto a un intervento autoritativo dall'alto. E quindi io penso che tutta questa partita troverà, forse, se la troverà, una soluzione nella prossima legislatura. Ecco, assolutamente. Beh, è indubbio, no? Perché poi possiamo dire quello che vogliamo, ma quando ci sono dei cambiamenti, soprattutto a livello governativo e politico, il rallentamento c'è e non ne avevamo sicuramente bisogno. Secondo Banca d'Italia, Maurizio, da gennaio a giugno di quest'anno sono state create circa 230.000 posizioni lavorative alle dipendenze al netto dei fattori stagionali. Parliamo di 100.000 unità in più rispetto allo stesso periodo del 2019, prima della pandemia. In realtà poi, detto così, sembra una bella notizia, però se si va a guardare nel dettaglio, così capiamo anche, insomma, lo stato dell'arte, qual è la fotografia dell'Italia che insieme ad altri paesi in questo momento, insomma, rischia ulteriori rallentamenti per tanti motivi. Nei mesi primaverili la dinamica dell'occupazione dipendente, perché poi anche qui non è che parliamo per forza di lavoro fisso, eccetera, ma di un lavoro un po' più sicuro, perché poi anche il concetto di lavoro fisso è cambiato nel tempo, ha mostrato segnali di rallentamento, cioè abbiamo una differenza tra assunzioni e cessazioni che è il rallentamento, ma comunque rimane positiva. Quindi, insomma, diciamo che, ripeto, non è poi così positiva come potrebbe sembrare. E peraltro abbiamo nel comparto industriale numero di posizioni lavorative che è rimasto stabile, nelle costruzioni si è confermata invece la forte frenata che si era già verificata nel bimestre marzo-aprile, nel commercio e nel turismo in maggio e giugno sono emersi segnali di indebolimento. E visto che, insomma, si sta puntando molto anche sul settore del turismo, vista la stagione, anche qui forse bisogna chiedersi qualcosina in più. Ecco, la situazione rischia di peggiorare ulteriormente, quindi con la situazione in cui ci troviamo, non solo per l'instabilità politica, anche con tutto quello che a conti fatti stiamo analizzando già da qualche tempo.
Sì, noi sappiamo benissimo che la nostra economia è strettamente collegata alle economie globali, alle catene globali del valore, e quindi è chiaro che una situazione in cui le materie prime sono difficili da reperire e i prezzi sono saliti anche due o tre volte rispetto a solo qualche mese fa, dove è difficile avere l'energia per produrre, sappiamo benissimo la questione del gas e anche la questione del petrolio, dove l'inflazione sembra in questo momento difficile da controllare, tant'è vero che le banche centrali, a partire da quella americana, ma anche la BCE, stanno già effettuando degli aumenti dei tassi di sconto, che sono le tipiche misure di contenimento dell'inflazione, che però sappiamo gravano poi sulle imprese che devono prendere a prestito questi denari. Beh, insomma, tutto questo scenario complessivo incide indubbiamente anche sul lavoro. Teniamo però presente che il mercato del lavoro risponde, soprattutto quello italiano, è abbastanza rigido, è abbastanza vischioso e quindi risponde con un certo ritardo agli shock economici. Questo significa che mentre era in qualche modo riuscito a contenere gli effetti della pandemia in termini di, appunto, di perdita complessiva dei posti di lavoro nella prima fase, poi abbiamo avuto una fase significativa di perdita di posti di lavoro, ricordiamo quasi 1 milione. Poi c'è stata per fortuna una ripresa molto significativa anche qui, sempre un po' in ritardo naturalmente rispetto all'uscita dalla pandemia. Sì. Adesso noi andiamo ancora un po' in questo semestre, diciamo così, sulla scia di quello che è stato la prima parte dell'anno e l'ultimo trimestre del 2021, che erano molto positivi, promettevano molto bene. Quindi nella prima parte di quest'anno abbiamo avuto uno slancio molto positivo, ricordiamo anche previsioni di crescita del PIL attorno al 6,5%. Purtroppo nella seconda parte di questo anno abbiamo avuto una frenata e il mercato del lavoro è oggi, non dico in frenata, nel senso che non sta scendendo, però la curva di crescita si sta appiattendo, il che significa che inizia un trend potenzialmente negativo. Ecco. Certo, viviamo sempre di un paradosso, che sentiamo le imprese dire non troviamo i lavoratori e poi però vediamo che i saldi fra assunzioni e cessazioni non crescono come dovrebbero. Allora, qui c'è un tema di incrocio fra domanda e offerta di lavoro, qualcosa che non quadra evidentemente, condizioni di un mercato che non riesce a produrre le competenze di cui poi hanno esatto. bisogno. Sì, quello sicuramente, quindi tutto il tema della formazione, ma anche poi, sai Maurizio, poi è chiaro che quando si leggono le notizie sul web bisogna sempre prenderle con le pinze, però ultimamente si parla molto anche di proposte di stipendi, di compensi che davvero, cioè, sono alquanto deprimenti, ecco. Non è una novità che gli stipendi nel nostro paese non siano così elevati, ma a volte, cioè in questo periodo, stiamo veramente leggendo notizie che se fossero vere sarebbero davvero gravi, insomma. E questo purtroppo è un po' il frutto di come si sono adagiate molte imprese, soprattutto le piccole imprese italiane, nella creazione di uno scarso valore aggiunto. Le imprese italiane competono molto spesso risparmiando sui salari, cioè risparmiando sui fattori di produzione, quindi tipicamente sul lavoro. In una situazione in cui i costi di produzione aumentano, qual è la risposta delle nostre imprese? Tagliare i salari, e quindi assistiamo in questa situazione a offerte di lavoro dove effettivamente le retribuzioni offerte sono risibili, sono fuori mercato. Quando io sento dire beh, ma come mai non si trovano camerieri, non si trovano stagionali, è anche vero che le condizioni che vengono offerte molto spesso non inducono ad accettare, cioè non possiamo pensare che
un lavoratore sia disponibile ad accettare qualunque offerta. No, anche perché è vero che piuttosto che non lavorare si accetta anche una condizione non propriamente favorevole, però delle volte subentrano anche fattori pratici che non ci fanno accettare un lavoro, cioè se già io devo spostarmi, spendere dei soldi per i miei spostamenti, la benzina, eccetera, eccetera, il pranzo piuttosto che, e allora poi si dice no, a questo punto è meglio che io stia a casa, no? Perché poi si semplifica molto dicendo vabbè, piuttosto che stare a casa prendi il lavoro. No, è una questione proprio anche oggettiva, giusto? Quindi comunque questo esiste, è un problema che esiste davvero in Italia, mi pare di capire. Esiste e purtroppo in Italia ha un amplificatore nel lavoro nero, nei lavoretti in nero. Perché è chiaro che essendoci purtroppo questa alternativa di lavorare fuori dalle regole, fuori diciamo dai radar anche della fiscalità, molto spesso rispetto a un lavoro regolare ma non pagato adeguatamente conviene accedere al mercato del lavoro nero, dove naturalmente c'è da parte dell'impresa la possibilità di risparmiare tantissimo in termini appunto di fiscalità e di contributi. Noi sappiamo che per ogni 100 euro che vengono in tasca a un lavoratore un'impresa mediamente ne tira fuori più di 200, quindi possiamo immaginare quanto sia, no, l'incentivo, sì, indiretto al lavoro nero. Non ci sono i controlli adeguati e quindi è una specie di tempesta perfetta dove da una parte il lavoro regolare è sottopagato, dall'altra l'unica alternativa è il nero. Assolutamente. Allora poi questo, ecco, intanto ti chiedo se sei d'accordo, appunto, l'incognita lavoro e dignità che resta sempre ed è quasi un paradosso, no? Perché cioè tutte queste tre parole, a parte lavoro e dignità, l'incognita, cioè il fatto che in Italia rimanga sempre in sospeso tutto questo è abbastanza importante. E poi, visto che abbiamo e stiamo legando anche le decisioni da prendere in ambito lavorativo con la crisi del governo e con le elezioni, io leggo per esempio che le pensioni continuano a essere al centro di una campagna elettorale che è appena iniziata e che comunque dovrà essere serrata perché si voterà a fine settembre. Non che le pensioni non siano importanti, Maurizio, però veramente la riforma delle pensioni è continuamente presa, smontata, rivista, rivisitata, a parte creare come dire incertezza e confusione anche in questo. Però mi chiedo se veramente non dovremmo cominciare a, una domanda anche un po' retorica mi rendo conto, a girare la situazione, cioè visto che le pensioni peraltro tra un po', insomma, tutto il sistema previdenziale andrà rivisto perché lo abbiamo detto tante volte, soprattutto i giovani hanno lavori frammentati, hanno lavori precari, è cambiato moltissimo, insomma, ma si fa sempre il contrario, no? E invece vedo al momento parlare molto poco di lavoro, di cuneo fiscale, cioè se ne parla ma non in maniera così efficace come potrebbe risultare invece il dibattito intorno alle pensioni. Sei d'accordo? Guarda, hai toccato un punto fondamentale e fondamentalmente critico delle nostre politiche degli ultimi anni, cioè noi ci siamo occupati moltissimo del non lavoro. Ci siamo occupati delle pensioni, quindi ma delle pensioni non per dare più soldi ai pensionati, soprattutto quelli che hanno veramente delle pensioni minime, ma per anticipare l'uscita dal lavoro, come se fosse il massimo dei desideri di ogni italiano quello di andare in pensione. E poi ci siamo occupati molto di reddito di cittadinanza, cioè ci siamo occupati pochissimo di creare invece quelle condizioni che ci sono nel resto del mondo, ma soprattutto nel resto d'Europa, per far partecipare di più gli italiani al lavoro. Noi siamo in Europa uno dei paesi, il secondo paese con il più basso tasso di partecipazione al lavoro. Siamo il paese con un tasso di partecipazione al lavoro femminile attorno al 50%, significa che una donna su due in età da lavoro non partecipa al mercato del lavoro e ci occupiamo di pensioni, di reddito di cittadinanza, cioè di questioni legate a come uscire, come fare a vivere senza lavoro. Ora, penso che il prossimo governo
più che occuparsi di pensioni dovrebbe occuparsi di lavoro. Anche perché sennò tra un po' non ci sarà più nessuno che le paga le pensioni, perché non è che vengono i soldi delle pensioni, arrivano dal cielo, siamo noi che paghiamo le pensioni di altri e altri che hanno pagato o che pagheranno le pensioni nostre, insomma, quindi prima o poi chiaramente il meccanismo scricchiolerà sempre di più, però se digitate vedrete che le pensioni restano, però la pensione ha sempre una parte importante nella campagna elettorale, non fraintendeteci, importantissimo il tema pensionistico, per quello ho detto non bisognerebbe cambiarlo ogni due per tre il sistema, altrimenti facciamo solo peggio. Un'ultima questione che riguarda lo smart working, altro titolo giusto per dare anche questa informazione a chi ci segue, le regole cambiano proprio a partire dal mese di agosto perché cambia la platea dei beneficiari del lavoro appunto agile da casa al 100%, ma non mancheranno le eccezioni. Cioè, proprio velocemente, la scadenza, ci sarà la scadenza della possibilità concessa fino al 31 luglio di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali e a condizione che tale mobilità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. Cioè, cosa vuol dire? Dal 1 di agosto l'opzione dello smart working al 100% sarà concesso solo ai lavoratori dipendenti del settore privato, genitori di almeno un figlio o figlia al di sotto dei 14 anni, ma a determinate condizioni. Secondo quanto previsto dalla legge, il lavoro agile potrà essere mantenuto solo se l'altro genitore lavori o non sia beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa. Poi ci saranno le eccezioni che ovviamente il lavoratore dovrà stabilire con condizioni appunto eccezionali che il lavoratore dovrà stabilire con l'azienda. Anche lo smart working, insomma, vuoi dire qualcosa? Ne abbiamo parlato tante volte. È stato rivisto nel modo giusto, ancora non abbiamo capito di cosa si tratta. Ma in questo momento c'è un po' di confusione. In realtà, diciamo, è chiaro che stiamo rientrando nella normalità. Abbiamo avuto lo smart working emergenziale che sostanzialmente era un lavoro totalmente remotizzato, quindi non c'era quell'alternanza che invece deve essere presente ai sensi di legge fra lavoro in presenza appunto e lavoro invece da remoto. E non abbiamo anche quella possibilità di fare, per esempio, determinare attraverso un accordo le modalità, mentre oggi è possibile che sia semplicemente l'azienda che determina, detta le regole. Allora, quello che cambia è il ritorno, diciamo così, alla normalità. Attenzione, non significa che non si potrà più fare lo smart working, assolutamente, significa che non si potrà più fare lo smart working a remotizzazione totale, quindi io posso avere uno smart working sempre, ma sempre nel senso nel tempo, senza un termine, ma non al 100%, il che non significa ancora una volta che poi io non possa distribuire i tempi di presenza, i tempi di remotizzazione a seconda del calendario dell'anno. Cioè, per esempio, io posso decidere che che a luglio si può stare al 100% da remoto, ma poi devi recuperare a settembre o ottobre. Quindi grande libertà alle parti di determinare come comporre la componente appunto in presenza e quella da remoto. Ok, grazie Maurizio Del Conte, Università Bocconi, presidente AFOL, non mancheranno le occasioni per risentirci. Grazie a voi. Vista la situazione, grazie, buon lavoro appunto. Grazie.